c'hai il mal di ossa? Ancora no, grazie. Perché lei è massaggiatore voi? Manivola? Assolutamente no, Pasquale. Manivola? Ma vabbè. Sì, ma un'altra cosa. Come si chiama lei? Alessandro. E lei? Marco. E da dove venite? Io da Gubbio. E io da Torino. Prego, accomodatevi. Dovete invertirvi, sì. Ma ancora un'altra cosa, scusa, ora scopriremo cosa... Entra il giudice Santirichieri. In piedi! Grazie. Comodi, prego. L'udienza è aperta. È la causa di Marco Brevi contro Alessandro Vergari. Marco, a lei la parola, prego. Signor giudice, buongiorno. Buongiorno. Io sono un prestigiatore. Lavoro sulle navi da crociera, professionista. Faccio giochi di magia close-up. Quindi, stare attenti alle sue mani, allora. Sai, si sa mai cosa può succedere. Faccia sparire questa decitura. No, questo lo tengo qua, regolare. Vabbè, prestigiatore, sì, dica. Ecco, e vengo, faccio giochi di magia close-up, giochi con monete, palline, sì. Da vicino, con giochi da vicino. Velocità delle dita delle mani. Prego? Con la velocità delle dita delle mani. Sì, close-up. Ecco, e sono qui perché sono stato danneggiato dal qui presente Alessandro, il quale racconta tutti i trucchi miei di magia, li svela appunto ai passeggeri. Ma e come fa lui a saperli? Come li fa? Perché lui è stato un mio allievo. Dico è stato perché adesso lo devo togliere dalla mia gestazione di programma. E quindi appunto mi rovina tutta la piazza nei giochi di magia e in più io appunto chiedo un risarcimento. Capito. Questo è quanto. E Alessandro che dice? Buongiorno, signor giudice. Io mi dispiace se lui se l'è presa così male, ma io non ho raccontato i suoi trucchi per farlo sembrare un buon a nulla, ma ho detto solo una parte dei trucchi per far sì che la gente apprezzasse le sue doti e qualità. Anche se la gente conosceva una parte del trucco oppure del numero che lui svolgeva. Perché glielo raccontava lei? No, gli davo una delucidazione. Nel frattempo che la gente mi chiedeva della serata che come fa a far questo, come fa a far quest'altro, io gli dicevo, guarda, fa così, fa cos'ha. Però la bravura di Marco era nel far camuffare il trucco quando svolgeva il numero. Assolutamente, guardi, mi perdoni signor giudice, guardi, i miei giochi, i trucchi, sono proprio come dire il pane quotidiano, i ferri del mestiere, no? Come se le prendono il martello se ne vanno in via, senza più il ferro del mestiere. È la stessa cosa per lui. Se lui prende i miei giochi, io automaticamente non li posso più sviluppare. E in più gli avevo fatto giurare solennemente di mantenere questo segreto professionale. Aveva giurato e non ha mantenuto il giuramento, com'è? È sì, vero? Io lo ammetto, però non è che andavo in giro per la sala a dire tutti i trucchi e tutto il numero. Ai suoi vicini, a quelli che erano vicini. Io stavo solo spiegando una parte del passaggio dell'esercizio che stava compiendo in quello spazio di tempo. Quindi non è che raccontavo a tutto dall'inizio a capo il numero. È la stessa cosa, mi perdoni, è la stessa cosa. È come il gioco ha un inizio, inizia da una parte e finisce dall'altra, quindi il tutto segue una routine. Quindi se lui mi prende il gioco, se sviluppa una piccola parte del gioco, nel senso che la rivela, automaticamente mi rovina tutto il mio passaggio, tutto il mio gioco. È come leggere direttamente la prefazione del libro, uno sa bene o male come vanno le cose. Se ho spiegato qualcosa era solamente per elogiarti, anzi, mai sono venuti a dirti durante lo spettacolo che fermo che ti ho scoperto, oppure ti hanno detto guarda che si vede il trucco. Assolutamente, lui signor giudice è veramente bravo. E io secondo me le ho fatto fare solo doppia figura, una bella figura. Io lo ringrazio, è vero, stella del cielo, lo bacio, però in ogni caso quale bella figura mi fa fare? Ci sono delle volte che ci sono i passeggeri che sono a cena o magari ci troviamo nel buffet notturno e questi vengono lì e mi fanno Marco, abbiamo capito come fai, c'hai due o tre monete nascoste. Di questo si parlava. Ma è ovvio che una moneta d'argento non può diventare come per magia d'oro. Cioè, è evidente che c'è un trucco e tu sei abilissimo a non farlo vedere. E io se davo qualche delucidazione ai spettatori era solamente per fargli capire quanto eri bravo nello svolgimento del numero. Io ti ringrazio di questo elogio che tu mi stai facendo, è vero?
via? Nessuno. Non potevi in ogni caso spiegare il gioco di magia a tutti i passeggeri. Ma perché nessuno durante lo spettacolo... Dire, sono tre monete, magari alcuni non lo sapevano. Bravo. Pensavano che con un gioco di magia trasformasse l'argento in oro. Più di uno lo pensa questo, insomma. Esatto. Ovviamente chi ha un po' di discernimento capisce che di monete ce ne sono. Signor giudice, però nessuno durante lo spettacolo l'ha mai interrotto dicendogli guarda che si vede, guarda che... Hai fatto questo con questa moneta? Assolutamente. Se anzi, mi permette, la gente l'ha sempre. Signor giudice, se mi permette, le faccio vedere direttamente di che cosa stiamo parlando. Vuoi fare un trucchetto? Le faccio un gioco. Sì, un giochetto. Così proprio qua su due piedi. Sì, eh? Gentilissimo. Sposto il nome. E come per incanto diventa un tavolino di magia. E voilà. Accendilo a fare. Semplice. Ci siamo. Via. Questo è quanto le sto dicendo. Molto velocemente. Una moneta. Una moneta da un dollaro. Una moneta da un dollaro o d'argento. Semplice. Passa da una parte all'altra. È vero? Ma è chiaro che la moneta rimane sempre nella stessa mano, solo che è la sua abilità che fa sembrare di lui un grande artista. Mi spieghi un po' lui? Cioè, no, è inutile che io continuo a fare il gioco, se lui già subito... Guarda. Svela il segreto. Attraverso il corpo. Fa male. È mica da ridere, guarda. Attraverso il corpo. È a posto. Non c'era nient'altro da dire, vero? Era nell'aria. Era nell'aria. Era nell'aria. Ottimo. Chiedo perdono. Chiedo perdono. No. Ah, ce l'avevo qua. Ce l'avevo qua. Questa è la parte più simpatica, guardi. Cambia di colore. È logico che sono due le monete, però l'abilità... Ma se non è un pettegolo? È bravissimo. Ma come si fa? Come si fa? Adesso per incanto, è bravissimo, per incanto fa diventare la moneta d'argento dorata. Ma lì aveva giurato però, cioè, giuramento. Guardi. Beh, è ovvio poi alla fine, certo che sono due, se uno vuole, certo, ne usa anche solamente una, è vero? In questa maniera. Il bello poi è questo, quando svanisce totalmente e torna di qua cambiando però. Questo veramente è cresciuto. È una parte che non conoscevo del trucco. Grazie. È riuscito a sbalordirmi. Però questo qua stai tranquillo che non te lo svelerò mai. Questo non gli era svelato il trucco di questo qua. No, è riuscito veramente a sbalordire anche me. Ah, sì. Bravo. Tranquillo, sì. Non ti vedrò mai. Ma dice, chi conosce il trucco non si meraviglia più. Perché dice, beh, sapevo, aveva due monete. No, aveva tre monete. Però con questo monetone grosso così, come si fa? È la sua grande abilità, è questo che voglio dimostrarle. Grazie. Le sue richieste conclusive quali sono? La mia richiesta, considerando che a un certo punto i passeggeri ho notato che non sono più venuti a vedere gli spettacoli, e questo è durato per circa due mesi, io chiederei... Per appunto i due mesi nei quali i passeggeri non sono più venuti a vedere. Cioè dopo che hanno conosciuto i trucchi non sono più venuti. Non sono più... Piano piano si vedeva questo deficit, questa gente che veniva sempre a meno nel teatro. E quindi chiedo un risarcimento di $6,000. $6,000. $6,000, 6, 12, 13... 14 milioni. 14 milioni di lire. Pochino, no? Ma l'arte non ha prezzo, eh? L'arte non ha prezzo. Lei cosa risponde? Che io, signor giudice... Per $6,000 glieli diamo o non glieli diamo? Io non glieli do, perché secondo me non le ho recato nessun danno. Anzi, se ho fatto al tavolo o per i clienti solo della buona pubblicità e ho messo in evidenza le sue doti di prestigiatore. E come mai i clienti sulla nave non sono più andati a vederlo? Come mai? Perché c'erano anche delle sale alternative, tipo la discoteca. Ho capito. Sospendo l'udienza e mi ritiro per deliberare. Venga, signora. Pasquale le ha detto tutto? No. Che deve prendere le ciotole. Ecco Pasquale, arriva Pasquale. Venga, signora Maddalena. Eccolo qua. Allora, signora, chi ha ragione? Marco. Ha ragione.
ragione Marco? Sì, perché lui non doveva svelare tutti i segreti suoi. Ma lui ha svelato soltanto il trucco di questo gioco? Assolutamente no, ce ne sono diversi altri e ne ho ancora uno qui con me, se poi vi... Magari, se ce lo certo. Può vedere, sì. Così intanto sentiamo quali sono state certo. Le considerazioni di Alessandro. Questa volta con un mazzo di carte. Paola, gentilmente, avrei bisogno della tua cooperazione. Eccomi. Lascio il microfono e arrivo. No, allora vieni tu qui. Vieni okay. Tu qui che è meglio, così almeno... Vado io là? Un mazzo di carte. Sì. Come va? Bene. Devi dirmi stop. Ah, ok. Veloce, eh? Va bene. Stop. Ah, beh, così è troppo veloce, eh. Scusa. Stop. Stop. Qua? Sì. Prendi la carta, non farmela vedere, falla vedere al pubblico. Se la mettiamo sul barco, così la vedono anche in studio. Perfetto. Questa è la carta. A posto? Sì. Mettiamola qua. Ecco, adesso la lasciamo giusto un pochettino di fuori. Mm-hmm. Così sappiamo che è questa. Certo. È vero. Questa sarà la mia carta. Ricordati bene la mia carta. Ok. Due di? Picche. Di picche. Mi dai la mano? Così. Scusa. Così. Tieni la carta. Sì. Non farla scappare. Ok. Mettici l'altra sopra. Sì. Così come un piccolo sandwich. Attenzione! Sentito nulla? La magia. No. Quale carta stai tenendo? Il due di picche. Eccolo qua. Guarda un po' che carta. No. Dipende sempre da come ha girato il mazzo delle carte. L'abilità sta nel girare il mazzo delle carte. E lui questo ha detto. Infatti. Quindi lui è un abile prestigiatore. Però l'abilità sta nel girare il mazzo delle carte, certo. Non ha svelato il trucco. Paola, permettimi un attimo. È vero, lui dice che sta nel mazzo di carte. Permettimi. Sì. Vieni, ti svelerò il gioco. Perché lui oramai ha detto questa. Voglio che tu lo faccia. Quello però non significa nulla, quello che lui ha detto. È il pollice. Che è bravo, infatti. Così va. È il pollice che fa la magia. Lo fai da una parte, sono tutte diverse. Pronto. Lo fai da una parte, sono tutte diverse. Lo fai dall'altra, sono tutte uguali. Il mazzo è truccato. Il mazzo è truccato. Come è truccato? Da una allora, parte c'è è la tua abilità. Certo. Sei tu che fai del mazzo, il grande mazzo. È la tua abilità che ci dimostra. Difatti, ma come fai a dire se un mazzo di carte è truccato oppure no? Cioè, è semplicissimo. Basta che uno legge sulla scatola che sono delle carte magiche. Bravo. E tu questo andavi a dire bravo. Alla gente? Bravo. No, però un attimo, qua sopra c'è scritto... Qua sopra c'è scritto in inglese, ma lo traduciamo, sì. Che non bisogna assolutamente rivelare i giochi di magia. Sì, però su questo delle carte secondo me lui non ha rivelato il trucco, sull'altro sì. Ma su questo ha solo questo. Detto ovviamente c'è il trucco, io, no? Lo so, però l'ha se fatto. Lui già ha messo una buccia nell'orecchia a tutti i presenti lì, pure a me mi verrebbe... Cioè, io ma signora... perché no, mi scusi, l'età una signora non si chiede, ma lei quanti anni ha, me lo vuole dire? 62. E lei crede ancora che esistano i maghi? No, assolutamente. Cioè, signora, che io... sono giochi. Il trucco c'è, perché a me pure ultimamente mi è successo che stavo a un banchetto di nozze, è venuto uno di questi qui, mi ha messo 3 monete in una mano. Io l'ho chiusa, quando me l'ha fatta aprire ce n'avevo 4. Bravo. E sinceramente erano 3. Ma perché è un illusionista, un abile prestigiatore, le ha fatto credere che erano 3. Sto pensando come mi ha messo la quarta moneta. Ma d'altro canto, se non ci lasciamo prendere anche da queste piccole illusioni, ma è vero, come no, che sono certo, la magia, sono perché per questo io ho solo evidenziato la sua bravura. Certo, lui comunque l'ha fatto in buona fede, questo è vero. Allora, signora Bella, come ha votato la giuria popolare? Posso tirare il chiodo? Certo. Ce la fa? Sì. Allora, la giuria popolare ha votato per il signor Marco. Sì, quindi secondo il nostro pubblico non andavano svelati questi trucchi, ma tra pochissimo avremo la sentenza del giudice e una breve interruzione pubblicitaria. A prescindere, anche a voler prescindere dal giuramento prestato ad Alessandro di non violare i segreti del mestiere di Marco, c'è da dire che anche per legge il rapporto intercorrente tra Marco e Alessandro comporta per Alessandro l'obbligo della fedeltà, così dice il codice, che è sancito per il prestatore di lavoro dall'articolo 2105 del codice civile e che è applicabile anche agli apprendisti ai sensi dell'articolo 2134. Obbligo della fedeltà. In quest'obbligo è compreso il divieto di divulgare notizie attinenti all'organizzazione
e i metodi di produzione dell'impresa, perché è sancito per gli imprenditori questo, ma è applicabile anche in questo caso nel rapporto di apprendistato che c'è tra voi due, ai sensi per effetto del richiamo di quell'articolo 2134. Questa disposizione trova applicazione anche nel caso di specie, con la conseguenza che Alessandro non aveva il diritto di divulgare in tutto o in parte notizie attinenti ai metodi di lavoro di Marco. La violazione dell'obbligo di fedeltà comporta ovviamente il risarcimento del danno che certamente ne è conseguito, anzi sostiene Alessandro che addirittura gli spettatori della nave sono spariti dopo che Alessandro ne ha rivelato i trucchi, in considerazione del fatto che la rivelazione dei segreti del mestiere di Marco ne pregiudica certamente l'interesse e l'attrattiva, dice beh ormai so tutto, è inutile che ci vada a vedere. Mentre la sussistenza del danno è certa, ne è incerto invece l'ammontare, che deve pertanto essere determinato con valutazione equitativa ai sensi dell'articolo 1226 del Codice Civile. Per questi motivi, visto l'articolo 2105 del Codice Civile, è dato atto della violazione da parte di Alessandro dell'obbligo di fedeltà, oltre che del giuramento da lui prestato, ma soprattutto dell'obbligo di fedeltà, dispongo che a titolo di risarcimento danni Alessandro versi a Marco la somma che appare adeguata di lire 1 milione. Così è deciso, l'udienza è sospesa. Venga Alessandro, venga Marco. Alessandro, diciamo che è più un risarcimento simbolico, ma tu vorresti fare questo lavoro? La mia aspirazione è questa. E allora forse dopo questa piccola lezione adesso avrai qualche possibilità in più. Anche perché se c'erano anche dei bimbi sulla nave hai spezzato il loro sogno. Perché noi adulti magari lo sappiamo che ci può essere un trucco, i bambini no. Tanti auguri. Grazie. Marco, auguri anche a te per la tua carriera. Grazie. Prego, da questa parte, grazie. Cara giudice, buongiorno.